Atmosfera d'altri tempi a Palazzo Farnese, dove nel pomeriggio è arrivato il principe Carlo Saverio di Borbone-Parma, duca di Parma-Piacenza, insieme ad altri membri della Casa di Borbone-Parma. I Borboni hanno raggiunto la nostra città per conferire le onorificenze degli ordini dinastici. La cerimonia si è aperta alle 16:15 puntuale con il saluto ai presenti e la consegna dei riconoscimenti a coloro che hanno conseguito meriti personali verso la Reale Casa di Borbone-Parma o che con la propria professione hanno acquisito particolari meriti verso le comunità di Parma e Piacenza o anche in ambiti internazionali. Sono contentissimo di essere qua tutti gli anni per aiutare con l'azione coraggiosa delle genti. Oggi abbiamo un giorno fantastico con le orte di queste opere di arti così belle che sono ritrovate dopo tanta ricerca, tanto tempo. Allora è un giorno di gioia e sono contentissimo che questi beni culturali sono ritornati di qua a Piacenza. Voi premiate sempre le persone che si sono contraddistinte per il loro lavoro? Sì. Tutti gli anni intendiamo di trovare questi personaggi di qua che hanno fatto qualcosa di speciale e dargli un premio per il loro lavoro, il loro coraggio. L'intenzione della famiglia ducale è quella di essere sul territorio con dei riconoscimenti che non siano delle stelline che ci si metta solo per dire che sia cavaliere, che oggi contano assai poco, ma bensì proprio per far riconoscere a chi sul territorio porta dei benefici, esempio oggi è stata Croce Rossa, Vigili del Fuoco, ma anche le persone che infatti è stata istituita questa medaglia della sanità pubblica anche per persone particolarmente attive nel settore, diciamo, medico, così, che sono comunque della gente che dà un beneficio al territorio, alla nostra città, a quello che è. Per cui l'impronta è quella più di quanto non sia la parte cavalleresca, che ci deve essere perché è storia, e la storia anche quella è importante, quindi ci sono personaggi che però sono anche questi scelti generalmente perché hanno qualche legame di benemerenza. L'associazione in sé per sé poi cerca di fare, raccogliendo fondi, come abbiamo fatto in questi anni, abbiamo dato moltissimo, abbiamo dato oltre 250.000 euro di offerte tra Parma e Piacenza in questi anni, abbiamo fatto anche molti restauri anche a Piacenza, che qua nessuno sa, dai libri della biblioteca a San Sisto, la ristauro della chiesa del quadro di della Madonna Sistina, coppie ovviamente, però insomma abbiamo fatto tante cose perché ci sia un misto di riconoscenza, di beneficenza e anche di recupero dopo. Le onorificenze sono andate a Tiziana Zaffignani, Alberico Nicelli di Coli, l'appuntato scelto dei carabinieri Vito Cicale, Don Lodovico De Bernardi, Davide Cossu, Giuseppe Ambrosio, Alberto Valentini, il conte Ottavio Bevilacqua, il capitano dell'arma Francesco Provenza, ritirato per lui Vito Cicale, Davide Zazzali. Le medaglie per la sanità pubblica sono andate alla Croce Rossa di Piacenza e ai Vigili del Fuoco di Piacenza per il loro impegno profuso anche in missioni pericolose, per la dedizione verso gli altri, l'umanità e il grande spirito di sacrificio. Penso che sia un riconoscimento agli oltre 150 anni di Croce Rossa e di quanto stanno facendo i volontari, i militi di Croce Rossa, le infermiere volontarie, quanto hanno fatto nel passato e quanto stanno facendo ancora adesso. Oggi proprio ho sentito un nostro volontario che è vicino ad Amatrice per aiutare i terremotati, però penso anche alle infermiere volontarie che non ci sono più, che nella prima guerra mondiale hanno operato aiutando i militari, i soldati, i feriti. Ecco, penso ai tanti militi, tanti volontari che in questi 150 anni hanno proprio operato per aiutare gli altri. Siamo onorati di questo riconoscimento che ancora una volta premia l'opera dei Vigili del Fuoco in tutta Italia oggi, in particolare quelli che sono impegnati sul terremoto. Siamo più di 1.000 Vigili del Fuoco che operano nell'Italia centrale, quindi a nome di tutti questi oggi raccolgo questa onorificenza per i Vigili del Fuoco.